Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia onore al loro entusiasmo. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. L'arbitro ha già dato il via alle danze. È libero di creare pericolo. Cross in mezzo. Čočev fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Del Grosso. Palla a Čočev. Allunga il piede verso il pallone. Cricco. Minello la mette sulla sinistra. La butta dentro. Lancio lungo del portiere. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Adesso Fabio, c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anche. Può concludere, buca la rete. Azione rapida e letale. La tipica azione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Del Grosso. Pallone lungo, in verticale. Bonucci con l'intercetto. Si ferma qui la manovra. A sinistra con il passaggio. Del Grosso. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scatta verso il pallone. Ingelsson riceve un bel pallone. Libera al momento giusto. Decide di sfruttare la fascia. Ingelsson la mette in area. Tiro di Tumminello! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Questa era una grande occasione, aveva lo spazio, aveva il tempo, ma è riuscito a sbagliare comunque. Vuole la profondità, palla intercettata. Germoni. Un solo gol a referto, fino ad ora è cruciale. E così siamo evidentemente su 1-0. Di Gennaro, di forza. Scodella in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Dunque, rimessa laterale.
sulla destra. Prova la giocata nello spazio, ha la possibilità di andare verso la porta. Di Gennaro. Vediamo se può capitalizzare. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Gioca con un pallone lungo, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ecco che parte il cross. Allarga il gioco a destra. Niente da fare, non passa. Ingelsson. Ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere. Di Gennaro trova il compagno in ottima posizione. Crecco la gioca a sinistra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone morbido verso la fascia. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Non riesce a mantenere il possesso. Ingelsson dimostra di saper fare anche il difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Prova a giocarla in profondità. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Čočev. C'è la palla lunga in avanti. Di Gennaro. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. La butta in mezzo. Bell'intervento del portiere. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 partiti. È iniziato il secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Bonucci. Germoni. Prova a metterla dentro. È difficile combinare qualcosa se hai così pochi uomini in area pronti a ricevere il cross. Sbattono ancora contro la difesa. Decidono di giocarla all'indietro. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Passaggio sulla destra. Del Grosso. Isco tenta la fonda sulla destra. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Lo sta concedendo palle giocabili praticamente. Il portiere la spedisce su. Isco è il giocatore che riceve più passaggi in questa squadra, la maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi. Cerca una soluzione con la palla lunga.
Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ingelsson è in una posizione in cui può far male alla difesa. E sbaglia malamente il passaggio. Inguardabile, che peccato. Provano a ripartire da dietro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve il passaggio. Cerca lo spunto. Qui deve E il portiere dice di no. L'appoggia sulla fascia. Elegante. Cross verso il centro dell'area. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. E cerca il tiro. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Soltanto rimessa laterale qui. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Posizione irregolare però. Sembra che mister voglia fare un altro cambio. L'estremo difensore la calcia lunga. Del Grosso cerca la profondità. Il Pescara sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. C'è la palla lunga in avanti. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Due sostituzioni, rapida successione. Musciai, fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Incornata! E il pallone finisce in rete. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Punizione battuta benissimo, lui è stato bravo e ci è arrivato con un gran colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E ha avuto subito un grande impatto sul colpo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Ormai sono diventati degli specialisti dei gol in zona Cesarini. Secondo le statistiche sono proprio gli ultimi minuti del secondo tempo, il momento in cui segnano il gol. Il Pescara ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Ah,
pallone lungo in verticale. Intervento energico. Intervento duro ma corretto. La gioca in profondità. Cross verso il centro. Passaggio intercettato. Il Pescara sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. 5 minuti ancora sul cronometro. C'è la palla lunga in avanti. Opportunità di ripartire. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata, ma infatti è così. La difesa fa il suo, allontana la palla. Non impensierisce la difesa. Recuperano il possesso del pallone. Bonucci. Isco. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Palla riconquistata immediatamente. Isco. Provano a partire in velocità. Cerca il cross in mezzo. Spazza via senza fronzoli.